Abbassare i prezzi per soddisfare i clienti. Questa è una pratica troppo comune per tanti liberi professionisti che sono abituati, pur di riuscire a chiudere il contratto, ad abbassare i prezzi sempre di più per cercare di rendere il cliente felice, o perlomeno questa è la giustificazione, e soprattutto per chiudere la vendita. Il punto è che nel momento che noi abbassiamo un prezzo senza una ragione, stiamo di fatto svendendo il nostro prodotto o il nostro lavoro. Ed è esattamente ciò che non dobbiamo fare. Il punto fondamentale, però, è che quando una persona ci chiede uno sconto e lo sconto effettivamente diventa l'unico modo per riuscire a convincere quella persona ad acquistare da noi, significa che abbiamo un problema da qualche altra parte nel nostro modello di business, o meglio nel nostro marketing. Cosa significa? Che se io vendessi una penna a 1 euro e il mio concorrente la vende a 50 centesimi e la penna fosse la stessa, è ovvio che il mio cliente vorrebbe pagare anche da me questa penna a 50 centesimi, perché di fatto è esattamente lo stesso identico prodotto. Quindi il primo passo, la prima cosa che dobbiamo riuscire a fare è far capire, far comprendere al cliente perché noi siamo diversi dai nostri concorrenti. Questo è il punto chiave. Senza questo aspetto non potremo mai veramente competere in nessun modo, perché altrimenti significa che agli occhi del cliente noi siamo tutti uguali, ma c'è chi costa meno e chi costa di più. Di conseguenza sarebbe stupido dal suo punto di vista spendere di più. Anche tu, se fossi al supermercato, vedessi una lattina di Coca-Cola da 1 euro, sotto stessa identica lattina, 50 centesimi, cavolo, prendo quella da 50 centesimi, non avrebbe senso prendere quella da 1 euro. E la logica dal loro punto di vista è esattamente la stessa. Il che non significa che sia vero, perché probabilmente tu sei diversissimo dai tuoi concorrenti, ma è che siete uguali agli occhi del tuo cliente o del tuo potenziale cliente. Quindi quello che noi dobbiamo fare è creare un tipo di comunicazione o una qualche strategia di marketing che ci permetta di preparare, educare, diciamo così, il cliente e fargli capire perché noi siamo diversi. Nel momento che riusciamo a comunicare questo, il problema del prezzo diventa secondario, nel senso che se io voglio una Ferrari, so che non la potrò mai pagare come una Panda. Ok, di conseguenza attirerò un certo tipo di clientela, persone che si possono permettere l'acquisto di una Ferrari. Nel tuo caso dovrebbe essere la stessa cosa. Il tuo marketing dovrebbe innanzitutto fare una scrematura del tipo di cliente che attira te e allo stesso tempo educarle sul perché sei diverso dai tuoi concorrenti. E l'obiettivo finale è quello di far capire al cliente che tu costi X, che può essere più o meno, indifferente, il prezzo è sempre relativo, e perché e come sei diverso dai tuoi competitor. Di conseguenza tu puoi costare meno perché hai un servizio magari di qualità inferiore, oppure il tuo competitor costa di più perché in un giorno ti porta a casa il mobile, tu costi meno perché lo stesso mobile glielo porti a casa in una settimana. Di conseguenza ci saranno alcuni clienti, questo è importante, solo alcuni clienti che saranno disposti a spendere di più per avere questo fantomatico mobile a casa prima. È la stessa cosa se sei tu ad avere un vantaggio competitivo, quindi la persona sa che comprando da te spenderà di più per un determinato motivo. E questo è importante riuscire a farglielo comprendere, altrimenti saremmo sempre in balia dei prezzi, e se non riusciamo a in qualche modo renderci diversi agli occhi dei nostri clienti, saremo sempre costretti a fare sconti pur di lavorare. Ma non è assolutamente quello che dobbiamo fare. Per cui lavora su questo, trova la tua differenziazione, inizia a comunicargliela, perché la vera differenza, la vera chiave che ti permetterà di raggiungere il successo e di avere più risultati nel tuo business è proprio questa. Se vuoi approfondire, ti rimando al mio corso capolavoro Business Architect, dove dentro trovi veramente tutto per riuscire a raggiungere questo obiettivo. Con questo è tutto, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo, ricorda inoltre che non tutte le persone sono i tuoi potenziali clienti. Questo è un errore che si vede fare troppo spesso. Quando chiedi a un imprenditore: ma chi è il tuo cliente ideale, quali caratteristiche ha, o comunque gli fai una domanda del genere, la risposta è: ma sì, è un ristorante, tutti devono mangiare. Ecco, questa è una risposta sbagliata, perché significa che non saremo in grado di attrarre nessuno. Se avessimo un ristorante, ad esempio, dove si mangia molto bene il pesce, quello che potremmo fare è comunicare questo tipo di caratteristiche che abbiamo e di conseguenza attirare persone che sono interessate a mangiare una cena di pesce, magari particolare o di un certo tipo. Ora, l'esempio è abbastanza banale, ma il concetto è quello. Noi dobbiamo cercare di comunicare per attirare un tipo di pubblico molto ristretto. Più è ristretto il pubblico, più il messaggio sarà efficace, più è largo il pubblico, più il messaggio dovrà essere generico. Ma in una fase iniziale, quando non abbiamo ancora tanti clienti, magari non abbiamo troppo budget da investire, è meglio stringere, diciamo, la nostra nicchia, quindi definire al meglio le caratteristiche che deve avere il nostro cliente e attirare pochi clienti ma buoni. Poi, man mano che il nostro business prende vita, prende forma, inizia, diciamo, a prendere velocità, allora possiamo iniziare ad allargare il tiro e a ragionare su una strategia più ampia, ma non è assolutamente la prima cosa da fare. Con questo è tutto davvero e ti saluto. Ciao!